Ben trovato Alfredo, un saluto ai nostri telespettatori, un ringraziamento particolare ad Augusto De Santis del Forum Abruzzese dell'Acqua. Allora, torniamo a parlare tra l'altro di Bussi, lo avevamo fatto anche una decina di giorni fa, seguendo l'incontro che c'era stato proprio a Bussi tra il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio ed il Sindaco di Bussi Lagatta. Torniamo a parlare oggi della vicenda Bussi perché voi De Santis avete preparato, prodotto un dossier di 20 pagine che avete inviato ai vari enti regionali e nazionali, un dossier che smentisce di fatto quello che dice il Ministero dell'Ambiente, così sostenete voi. Noi usiamo quel termine, lo smentiamo perché usiamo i documenti tecnici del progetto che il Ministero vuole revocare, a cui ha avviato la procedura di revoca, un progetto redatto nel 2015 dal commissario di governo, non proprio un passante, e mandato a gara europea e poi addirittura giudicato dallo stesso Ministero dell'Ambiente nel 2018, quindi un progetto che era arrivato praticamente a conclusione e doveva essere solo avviati i lavori, e lo stesso ministro a gennaio 2019 aveva detto che i lavori sarebbero partiti ad horas, praticamente in qualche giorno. Così non è avvenuto, adesso vogliono revocare su basi tecniche che appunto sono smentite, perché il ministero ha fatto tre appunti. Il primo, la mancanza di analisi di rischio, ma abbiamo dimostrato, e lo diceva l'ARTA già nel 2015, che c'è la legge, un articolo della legge che prevede la procedura semplificata proprio per velocizzare i lavori di bonifica e permette di saltare la fase dell'analisi rischio. La seconda questione, l'impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti che verrebbero rimossi, quindi devono essere posizionati temporaneamente in alcune aree, per il Ministero sarebbero aree non impermeabili, mentre invece poi con documenti alla mano c'era una platea di cemento di 15 cm con un telo impermeabile, proprio nel documento. E in terzo luogo, secondo il Ministero, mancava l'elenco dei siti di smaltimento dei rifiuti che sarebbero rimossi, e invece l'elenco al capitolo 7, proprio, noi abbiamo messo proprio i documenti allegati al nostro dossier, quindi è veramente imbarazzante il comportamento del Ministero, che peraltro in una nota recentissima ha detto che da un lato revoca, ma dall'altro lato ci ha detto che i documenti della gara, dell'appalto, non ce li ha. Allora, questo è singolare peraltro. Io mi rifaccio anche proprio all'incontro che c'era stato a Bussi qualche giorno fa con l'amministrazione comunale e la regione Abruzzo, e chiedo De Santis come voi giudicate questa azione forte che sta portando avanti anche la regione. È sacrosanta, perché l'interesse dei cittadini abruzzesi è far partire i lavori per la bonifica. Stiamo aspettando questa bonifica da 12 anni, il responsabile è il Ministero dell'Ambiente per la procedura, e c'è un appalto da fatto aggiudicato con un vincitore, c'è un progetto che prevede la rimozione totale dei rifiuti e dei terreni contaminati, quindi qualcosa di ottimo da questo punto di vista. I lavori possono e devono partire, e i denari anticipati dallo Stato verrebbero poi ripresi dall'inquinatore, e cioè dal responsabile dell'inquinamento, secondo la legge, adesso individuato in Edison, che adesso è vero che ha fatto ricorso, ma oggi le ordinanze della provincia sono in piedi e quindi il Ministero dell'Ambiente può fare eseguire i lavori e chiedere i soldi indietro a Edison. Prima di coinvolgere Alfredo Primante da studio, ovviamente con delle domande e delle considerazioni, nei giorni scorsi si era parlato tanto di questi 50 milioni di euro che sarebbero tornati al MEF. È così, e che significa tutto questo? Purtroppo il Ministero dell'Ambiente ha avviato la revoca, voglio dire che adesso c'è ancora una finestra aperta, perché la revoca è avviata, poi ci sono le controdeduzioni degli interessati, in particolare chi ha vinto ovviamente l'appalto. Ovviamente noi, togliendo questo appalto, lo Stato rischia di andare incontro a risarcimenti chiesti da chi ha vinto la gara e se la vede togliere, però adesso c'è una finestra ancora aperta. Nonostante questo, quindi la procedura proprio amministrativa ancora non è chiusa, teoricamente noi potremmo essere, con il nostro dossier, con l'intervento della regione, potrebbe essere convincente, perché noi portiamo documenti, e ovviamente la pubblica amministrazione deve essere terza, deve valutare. Invece che ha fatto il dirigente del Ministero, Lopresti, ha già inviato indietro i soldi al Ministero dell'Economia, con il rischio che poi verranno presi e dirottati in altri capitoli, viste le emergenze che ha il nostro Paese. Quindi questo è molto grave, perché manifesta un pregiudizio
dei dirigenti ministeriali rispetto a una procedura che ancora è aperta. E noi, anzi, col dossier, noi chiediamo al Ministero di ripensarci, perché sta facendo degli errori molto molto gravi. Ovviamente abbiamo già detto che qualora non dovessero insomma, ripensarci, andremo in procura, perché riteniamo che sia inaccettabile, intanto che al di là di tutte queste procedure non si parta con i lavori. E noi con la revoca ovviamente si ritardano di 6-7 anni almeno i lavori di bonifica, perché Edison, che è responsabile della contaminazione, potrebbe presentare un nuovo progetto, ma per fare quello ripartirebbero con le analisi sul posto, poi bisogna fare il progetto, magari presenta un progetto che a noi non va bene, come quello del tombamento che aveva proposto in un altro sito Tremonti, cioè far rimanere in loco i rifiuti, mentre il progetto di cui si parla della revoca prevede la rimozione completa, cosa che è quello il nostro obiettivo. A tal proposito, il sindaco di Bussi, proprio nella diretta che facemmo a seguito dell'incontro che c'è stato qualche giorno fa, ci ha detto, e lo disse insomma pubblicamente in diretta, che proprio l'intendimento di Edison era quello di effettuare un tombamento del materiale. E anche questo un motivo per cui proprio il sindaco di Bussi era fortemente contrario alla decisione del Ministero. Sì, quello è il pericolo. Voglio ricordare che il Ministero dell'Ambiente già nel 2013-2014 aveva provato a pensare a un tombamento e noi ci opponemmo, e il progetto dell'allora commissario, questo di cui si parla adesso, questo progetto di rimozione completa, avviene dopo una lotta in cui noi imponemmo sostanzialmente un progetto basato sulla rimozione completa di tutti i rifiuti e di tutti i terreni contaminati. Ora, ovviamente, ridare ripassare le chiavi del futuro della Val Pescara a Edison ci pare veramente un'operazione sciagurata da parte del Ministero dell'Ambiente, e soprattutto un'operazione che ritarda le bonifiche di anni e anni e anni, a voler essere buoni proprio, perché noi abbiamo l'esempio dell'altra discarica, la Tremonti, dove Edison ha provato a proporre un progetto di tombamento in loco, ci siamo opposti, abbiamo vinto, c'è adesso un progetto approvato da 2 anni fa, agosto 2018, dal Ministero, cottando i decreti, però non si muove un chilo di rifiuti lì. Quindi voi immaginate adesso sulle altre discariche di cui adesso si parla di dover ripartire da capo. È veramente un atteggiamento del Ministero dell'Ambiente, a nostro avviso, vergognoso, infondato, sciagurato, non sappiamo quali altri aggettivi usare rispetto a un'iniziativa soprattutto infondata. Si parta con le bonifiche e il progetto di rimozione dei rifiuti lo si può tranquillamente far pagare a Edison. Tra l'altro c'è un'altra problematica, che revocando questa gara d'appalto si potrebbero aprire scenari di contenziosi con le ditte che se la erano aggiudicata. Beh, sarebbe, e quello è sicuro, mi viene da dire, perché una ditta che si è vista aggiudicare una gara per 38 milioni di euro non credo che se la vede rinunci così bellamente. Ovviamente farà causa allo Stato, già ha fatto delle controdeduzioni all'operazione di revoca, e quindi arriveremo a non avere la bonifica subito. E dall'altro lato abbiamo che magari il pubblico dovrà mettere milioni e milioni di euro per pagare lavori neanche fatti, voglio dire, come risarcimento. In tutto questo una cosa ancora a nostro avviso grave è la slealtà istituzionale, perché il Ministero dell'Ambiente volle un accordo di programma basato proprio sulla gara, sulla bonifica, con la Regione Abruzzo e il Comune. E ora in maniera unilaterale praticamente rompe quell'accordo, appunto, senza averne neanche le basi. Ripeto, arriviamo a situazioni imbarazzanti in cui noi abbiamo chiesto accesso agli atti al Ministero dell'Ambiente già a ottobre scorso, e a oggi il Ministero dell'Ambiente questi documenti dice di non averli addirittura. Ci ha dato un appuntamento, arriviamo a cose anche singolari, a febbraio ci ha dato un appuntamento dopo diffide, addirittura abbiamo vinto il ricorso all'anticorruzione, quindi l'anticorruzione ha imposto al Ministero di darci le carte. A quel punto
ci ha dato un appuntamento il Ministero il 13 febbraio 2020, siamo andati e le carte non c'erano. È una cosa veramente ridicola da un certo punto di vista. Come si fa a fondare l'azione amministrativa, addirittura una revoca di una iniziativa così importante come una bonifica, senza addirittura avere le carte? È veramente qualcosa. E noi chiediamo al Ministro, abbiamo chiesto col dossier, di aprire anche una verifica interna sul comportamento dei propri dirigenti di Staso e Lopresti. Ultima domanda che faccio io da studio prima delle conclusioni affidate a Paolo. Domani ascolteremo il neopresidente della commissione d'inchiesta regionale Blasioli. Immagino che ci sia una interlocuzione anche con voi di questa commissione d'inchiesta. Se sì, se questa interlocuzione esiste ed è in piedi, cosa chiederete alla commissione d'inchiesta? Noi siamo stati già ascoltati dalla commissione d'inchiesta quando c'era il presidente Legnini, abbiamo dichiarato molte cose molto gravi nei confronti del Ministero dell'Ambiente già qualche mese fa, perché si prospettava appunto questa revoca. La dirigente del Ministero, due volte invitata da Legnini, non si è presentata, accampando scuse alla conferenza alla commissione. Noi riteniamo che il nuovo presidente possa convocare il Ministero dell'Ambiente e chiedere spiegazioni oggettive, portino i documenti. Noi li abbiamo fatto recuperando i documenti ufficiali presso vari enti, altri enti, visto che il Ministero dell'Ambiente sostiene di non averli, e devo dire che noi abbiamo inviato questo dossier anche a Blasioli e i membri della commissione. Tutti adesso hanno contezza delle assurdità propalate dal Ministero dell'Ambiente. L'Abruzzo non merita questo, l'Abruzzo merita bonifiche. Dopo 12 anni abbiamo bevuto l'acqua contaminata, noi grazie alle nostre denunce abbiamo fatto chiudere i pozzi contaminati, adesso c'è il risanamento, chi ha inquinato deve pagare e i progetti devono essere progetti rigorosi. La rimozione dei rifiuti è fondamentale, quello è l'obiettivo, lo Stato faccia partire i lavori e li accolli a Edison, questo deve fare il Ministero dell'Ambiente, non chiacchiere. Paolo. Sì, per chiudere una domanda con una risposta flash, chiedo ad Augusto De Santis se in questo momento le chiedessero quando partirà la bonifica. De Santis, cosa risponderebbe? Noi abbiamo un Ministero dell'Ambiente gravemente inadempiente rispetto alle proprie responsabilità. La legge fissa nel Ministero dell'Ambiente il responsabile di tutte le procedure per le bonifiche. Sono passati 12 anni, per cui io non mi sento di poter dare una risposta, perché in questi anni abbiamo combattuto, ci sono anche progetti approvati, ma il Ministero dell'Ambiente non li fa partire. Sia quello di cui abbiamo parlato oggi, sia altri progetti che sono stati approvati come quello per la Tremonti, dove si va avanti e il Ministero dell'Ambiente latita. Ecco, noi insomma, ci spiace che il Ministro Costa abbia usato l'Abruzzo solo per una vetrina elettorale, venendo in Abruzzo a bussi dicendo che sarebbero partiti i lavori. Questi lavori non sono partiti e si deve assumere le sue responsabilità. E il Ministero dell'Ambiente, l'ente responsabile delle bonifiche, se non è capace di farlo, allora a questo punto subentri la Regione. Noi l'abbiamo detto già in pubblico, l'abbiamo detto in commissione proprio, nella commissione presieduta allora da Legnini, dicendo: se il Ministero dell'Ambiente manifesta questa indifferenza e questa superficialità nella gestione delle carte, voglio ricordare che si deve anche riperimetrare il sito perché sono state trovate altre situazioni contaminate intorno a Bolognano, per esempio a Piano d'Orta, e il Ministero dell'Ambiente solo per fare una linea su una mappa ci sta mettendo più di 2 anni. Beh, questo è tutto inaccettabile ovviamente, sono procedure che non possono durare anni, se non decenni addirittura. Grazie, grazie ad Augusto De Santis del Forum Abruzzese dell'Acqua, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Pescara è tutto, da Piazza Unione è tutto, linea allo studio a te Alfredo.